Possiamo, possiamo riprendere? Eh, vi chiedo subito un applauso per Elisabetta Castana. Buonasera, buonasera. Buonasera Elisabetta, prego, accomodati. Grazie. Allora, eccoci qua. Oggi ho aperto e chiudo pure il festival, la giornata, la seconda giornata. Eh, L'ho detto prima, abbiamo la proiezione di questo docufilm che tu hai, hai curato, Italia, Viaggio della Bellezza, i Fenici e la Sardegna. Intanto, eh, diciamo che questo, questo, film, questo documentario è disponibile anche su replay, quindi questo è importante, è importante esatto. ricordarlo. Ti chiederei che cosa andiamo a vedere adesso, di raccontarci un po', di introdurci in questo, in questo mondo. Sì, allora, eh, è un documentario che riguarda l'incontro della civiltà fenicia con quella appunto nuragica, quindi un incontro di due civiltà in questa terra e um, un incontro pacifico che poi solo successivamente si è trasformato in qualcosa di diverso con l'avvento dei punici. Eh, ma questo che appunto vado a raccontare, che sono andata a raccontare, non è semplicemente appunto un, uno scenario storico, è anche un modo per smontare delle fake news, perché in fondo le fake news non ci sono soltanto oggi, ci sono sempre state. E una di queste, eh, appunto, una falsa notizia è quella che vuole che la Sardegna fosse un'isola, ma anche isolata. Invece, no, non è così. E perché è importante dirlo questo? Perché purtroppo eh, il mito, eh, lo stereotipo di una Sardegna appunto ehm, genuina e nello stesso tempo di un sardo puro eh, ha anche alimentato delle teorie, ehm, dei pregiudizi razziali, cosa che appunto si è verificata negli anni 30, specialmente con le teorie di Lino Businco. E quindi in qualche modo la storia e la cultura eh, sono state utilizzate per biechi fini politici. E quindi questo documentario fa capire esattamente il contrario: perché, con dati alla mano, fa capire che invece la Sardegna è sempre stata una terra accogliente, dove ci sono stati molti popoli che si sono appunto incontrati, che hanno avuto relazioni molto proficue, e traffici anche commerciali e non solo. E, e quindi smonta appunto questa teoria e non solo eh, altre appunto oh, fake news, diciamo, ehm, per esempio quella dei Fenici. I Fenici sono sempre stati descritti come una popolazione ehm, composta diciamo da, da pirati, sanguinari, persone senza scrupoli e anche lì probabilmente, essendo la storia poi stata fatta dai sem come sempre dai, dai vincitori, e poi magari invece non è così, non erano questi personaggi, erano tutt'altro che personaggi di serie B. I fenici sono stati quelli che hanno inventato per esempio in Occidente la scrittura fonetica, quindi a loro si deve questa, però ahimè non hanno lasciato molte cose scritte se non appunto la famosa stele di no Nora che sta qui in Sardegna. E poi eh, erano dei navigatori fantastici, quindi hanno inventato loro per esempio l'ancora, le vele. Eh, sono riusciti appunto con del, dei sistemi di costruzione, di prefabbricazione delle navi, eh, che oggi farebbero impallidire qualsiasi ingegnere, a fare delle navi strepitose in grado di solcare tutti i mari. Loro utilizzavano per primi la stella polare, che infatti i greci hanno soprannominato stella fenicia, per navigare e per orientarsi. Addirittura facevano, hanno realizzato dei chiodi con delle leghe particolari che tuttora... Non si arrugginiscono a distanza di 3.000 anni, insomma per farvi capire che, che, che popolo fosse, quindi anche qui bisognava smontare un'altra fake news. Tra l'altro, appunto, i Fenici si sono espansi in tutto il Mediterraneo, addirittura hanno superato le colonne d'Ercole, sono arrivati a nord in Cornovaglia e c'è chi dice addirittura che abbiano circumnavigato l'Africa, per dire insomma di chi stiamo parlando. E quindi, un po' questo era l'intento, e un po' anche quello di. Mh, eh, di, di, di restituire un po' anche alla Sardegna qualcosa, uh, qualcosa di bello, qualcosa di cui andare fieri, perché comunque la civiltà nuragica ci ha lasciato delle cose stupende, le vediamo qui dentro in gran parte. Ma anche appunto questi nuraghi e i bronzetti strepitosi che sono appunto custoditi in vari musei. E poi la civiltà fenicia anche ci ha lasciato tantissimo. E quindi penso che sia giusto. Per tutti, no? per tutti noi, in qualche modo, valorizzare, capire e valorizzare questo patrimonio eh, inestimabile culturale che, che ci dà non soltanto la percezione della nostra storia, della nostra tradizione, ma che può essere anche utilizzato, anche, eh, se vogliamo, per, per un indotto, per un fini commerciali. E quindi credo che un documentario come questo e come tanti altri che, che sono stati fatti sulla cultura. Abbiano questo merito, insomma, di far capire e far valorizzare tutto quello che è la nostra cultura, la nostra arte, l'archeologia. Appunto a Italia Viaggio nella bellezza, eh, io ho collaborato con questa trasmissione mh, per alcuni documentari, si occupa proprio di questo. Infatti, in collaborazione con il BIBAC, eh, vuole proprio valorizzare. Tutto questo. E infatti allargherei un attimo il ragionamento per chiederti quanto è importante questo tipo di comunicazione, quindi l'audiovisivo, il documentario e via, e via discorrendo, nella promozione culturale, perché è veramente un linguaggio che è immediato, che arriva, che arriva subito e forse è la strada che bisogna percorrere, ma ne approfitto della tua esperienza per, per chiederti appunto conforto su, questa, su questo tipo di, di comunicazione. Beh sì, investire nella bellezza e nella cultura è fondamentale. Eh, lo dico perché faccio parte, diciamo, cioè, mh, sono della RAI e quindi la RAI è un servizio pubblico, quindi in qualche modo io vado fiera di questo. Quindi, ma soprattutto lo dico perché ritengo che, che possa creare, veramente noi potremmo vivere solo staccando biglietti. Io di questo sono assolutamente certa. E quindi è molto importante, certo non è facile, obiettivamente eh, è vero, eh, non so, ristrutturare un museo oppure eh, fare una serata di, di musica lirica, per carità sono operazioni fantastiche che portano un indotto immediato, investire sui documentari magari è una qualcosa che eh, necessita di tempo ma che appunto può avere un'utilità ripetuta. Eh, quando mi hanno, mi hanno chiesto, perché devo ammettere, l'idea non è stata mia di fare questo documentario. Quindi, quando mi hanno chiesto, ma, eh, vuoi fare un documentario appunto sull'incontro tra la civiltà fenicia e quella nuragica? Io mi sono messa le mani capelli e ho detto: Oddio, <ride> come faccio? Obiettivamente. Ma ecco, c'è oh, anche il tuo approccio a questo, a questo lavoro. <ride> Sì, sì, appunto, cioè sono rimasta atterrita perché comunque ho pensato tra me e me e non me ne vogliano i cultori della materia, dico ma io come faccio a raccontare, ci sarà un mucchio di pietre, punto e basta, cioè 50 minuti su un mucchio di pietre, è dura, quindi eh, insomma chi fa televisione lo sa, poi è sostanzialmente è importantissimo trovare delle immagini, immagini che siano non soltanto belle, e ben fatte, ma anche appassionanti, evocative. Quindi, eh, diciamo, inizialmente è stato un po' uno shock, eh, quindi ho pensato come far parlare queste, queste pietre, come, come far dire a, a, queste, a, a questi reperti qualche cosa che, insomma, possa par parlare all'uomo contemporaneo. E, Devo dire, un po' mi ha aiutato anche la spiritualità, nel senso che io ho sempre avuto una, una particolare attenzione all'aspetto spirituale. Non a caso oggi lavoro per Rai Vaticano. <ride> quindi, però eh, ero molto interessata a tutta la storia della spiritualità di questi popoli, quindi quelli che potessero essere, non so, eh, i templi piuttosto che i santuari, le sepolture. Quindi ho cercato di dare anche un po' questo taglio che più mi appassionava. E poi ovviamente ho intervistato insieme anche ai registi Lucrezia Lobianco e Stefano Lorenzi. E abbiamo intervistato appunto molti archeologi, senza contare poi tutti coloro che ci hanno aiutato e, e, e non sono apparsi diciamo nel documentario, ma che comunque hanno dato un contributo fondamentale, penso soltanto alla soprintendenza di Cagliari alla dottoressa adesso non mi sfugge il nome Gianfranca Salis oppure anche mi ricordo Nicola Castangia che ci ha fornito alcune immagini stupende eh, dei droni insomma c'è stato un po' la popolazione si è un po' Quindi attivata siete, siete stati accolti bene? Molto, questo, no? molto bene. Tutti quanti hanno sentito che questo documentario in qualche modo era anche un po' loro qui in Sardegna, e questo ci ha molto motivato, e nello stesso tempo ha creato anche una bellissima atmosfera mentre, mentre lo facevamo. E, e quindi ecco, penso che mh, per rispondere appunto alla domanda, poi alla fine le pietre parlano, a parte che poi ho visto che non era soltanto un mucchietto di pietre, ma ho trovato delle, dei reperti meravigliosi penso ecco, per dire soltanto una cosa a questi bronzetti strepitosi di un'intensità pazzesca che sono appunto della, tipici della cultura nuragica che ho trovato al museo di Cagliari ad esempio piuttosto che le stele di Sant'Antioco o i giganti di Monte Brama e insomma poi alla fine ecco, andando a scavare eh, si trovano delle cose stupende ma io non avendo una formazione diciamo di tipo archeologico Lì per lì ho avuto un trauma, però, ecco, la sfida è stata, è stata bella ed è stata interessante. Insomma, quello stupore che poi ti ha, ti ha permesso e ti ha concesso anche la, la libertà di riuscire a raccontare nel mondo nel modo che adesso andremo a vedere appunto questo, questo territorio. Eh, quindi io direi a questo punto, Elisabetta, che noi ci spostiamo. Eh, chiedo alla regia se è tutto pronto, presumo, presumo di sì. E ci andiamo a sedere in platea per, per vedere appunto il docufilm Italia, Viaggio della bellezza, I Fenici e la Sardegna di Elisabetta Castana. Per la quale chiedo un altro applauso. Grazie. Grazie, buona visione.